Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Lode a Dio Cristo in eterna gloria. Lode a Dio Cristo in eterna gloria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo i giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre. Per quale di esse volete lapidarmi? Gli risposero i giudei: non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Disse loro Gesù: non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmi, perché ho detto, sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi. Ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. E in quel luogo molti credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Notate dalla scelta dei brani liturgici delle letture di questo periodo, come incalza sempre più lo scontro tra questi capi, scribi, farisei, che sono i responsabili del popolo di Dio, e Gesù. Sempre più sentiamo dire: ma tu chi sei? Tu chi credi di essere? Quindi non c'è più nessuna volontà di cercare di capire, ma solo di respingere, di avversare, di contestare le parole di Gesù. E allora giustamente la liturgia ci mette davanti questi brani dell'Antico Testamento, dove la profezia del Messia è chiara. E Geremia questa volta, e Geremia è una figura forte del Messia: sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo. Sì, lo denunceremo. È come se la voce di un popolo immenso si elevasse contro il Figlio mandato dal Padre. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno. Voi ricordate in quante circostanze cercano di trarre in inganno Gesù, perché non credevano nella sua sapienza divina, quindi erano convinti che prima o poi l'avrebbero colto in contraddizione. Ricordate quando gli presentarono la moneta di Cesare?
Il Signore è al mio fianco come prode valoroso, dice il profeta. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Qui dobbiamo dare il significato duplice a queste parole. Il primo significato, che non prevarranno, è spirituale. Non possono impedire a Gesù Cristo di salvare le anime. Però Gesù non impedisce a loro di lasciarsi crocifiggere per poter redimere l'umanità. La missione di Gesù è così, il servo sofferente è lui. E c'era una polemica, ma tuttora tra gli ebrei c'è questa polemica, se il Messia deve venire come uno che raduna il popolo, ne fa un esercito e sconfigge i nemici, oppure se è il lebbroso scelto, mandato dal Padre per caricarsi di tutti i peccati dell'umanità e quindi apparire uno sconfitto. In realtà queste due cose in ordine storico si verificano, perché Gesù all'inizio, nella sua venuta fisica al mondo, è uno sconfitto, viene condannato a morte, muore in croce. Beh, più chiaro di questo, hanno vinto loro i suoi nemici. Però, come Gesù stesso poi spiegherà ai due discepoli di Emmaus, era necessario che il Figlio di Dio patisse e morisse per poi risorgere e quindi far costituire nel mondo un popolo redento, salvato, gradito a Dio. E Gesù affida alla Chiesa tutti quelli che il Padre ha affidato a Lui. Nella preghiera del Getsemani specifica anche questo pensiero. E qui, nella circostanza di cui parla Giovanni, Gesù dice: io vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre, sempre a nome del Padre, ha parlato e operato Gesù. Adesso ditemi voi, per quale di queste buone opere mi volete lapidare? La sfida era aperta, quella gente aveva già i sassi in mano. Gli risposero: non ti lapidiamo per un'opera buona. Non negano che Gesù non abbia fatto qualche opera buona, però secondo loro è un bestemmiatore, perché tu sei uomo, gli dicono, e ti fai Dio. No, Gesù non si fa Dio, Gesù è Dio. E anche uomo. Questa è la verità completa. Se ci arrivano a capire, allora non c'è bisogno di prendere i sassi per ucciderlo. E allora Gesù spiega che nella Bibbia è scritto che noi siamo figli, diventiamo dei perché figli di Dio. Allora dice: se è consentito chiamare dei quelli che ascoltano la parola, voi volete condannare a morte me perché dico di essere il Figlio di Dio. E tra l'altro qui c'è una bella affermazione, un inciso: la scrittura non può essere annullata. Queste sono le parole di Gesù. Quindi tutto il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento è verità, e la verità non l'annullerà mai nessuno. Il Padre ha consacrato e mandato nel mondo me. Consacrato e mandato nel mondo. Questi due participi sono intensissimi. Consacrato vuol dire che appartiene a Dio, è sacro a Dio, compie una missione voluta da Dio,
consacrato. Gesù è il consacrato per eccellenza. E poi consacrati sono anche i profeti, quelli che hanno una missione speciale nel nome del Signore da portare. Consacrata è Maria, consacrato è Giovanni Battista, ma Gesù è il consacrato, mandato dal Padre, consacrato, e deve compiere la sua missione sacra. Per questo è stato mandato dal Padre, e Gesù ci tiene a sottolineare sempre che egli viene dal Padre, è obbediente al Padre, fa sempre la volontà del Padre, nelle mani del Padre rimette la sua causa. Se non compio le opere del Padre mio, vabbè, potete non credermi, ma se le compio, anche se non volete credere a me, dovete credere alle opere, perché sappiate e conosciate. Belli questi verbi ripetuti così, sappiate, dovete sapere e dovete conoscere. Conoscere vuol dire andare più dentro del semplice sentire dire. Il Padre è in me e io nel Padre. Oh, allora, nuovamente cercano di prenderlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Se ne andò di nuovo nel Giordano, dove era stato Giovanni Battista, e si trattenne lì. Molti da Gerusalemme, da tutta la Giudea, andavano là nella Galilea e ascoltavano le parole del Signore, e di questi tantissimi, dice San Giovanni, credettero in Lui. Allora, chi vuole credere nel Signore ce n'ha d'avanzo di verità, di prove, come dice Gesù, le opere. Se non volete credere alle parole, dovete credere alle opere. Ma chi non vuol credere rimarrà fuori, e fuori dalla verità significa fuori della salvezza. Preghiamo il Signore che ci dia la chiarezza nella fede, la perseveranza nella fede e nella carità. Queste meditazioni sono preziose sempre, ma in modo speciale per raccogliere il nostro spirito e andare incontro al Venerdì Santo e alla Pasqua preparati, perché possiamo accogliere, non sciupare, nessuna delle tante grazie che Dio ci riserva giorno per giorno. Eleviamo a Dio la nostra. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. La nostra ardente supplica. Oh, caro San Giuseppe, noi affidiamo a te la nostra ardente supplica. Tu dillo a Maria. Giuseppe, uomo giusto, tu stesso dillo a Dio. Col dolce suo sorriso, Maria, a te rivolta, risponderà così. Insieme alla Vergine, tu prega il buon Gesù e lui t'esaudirà. Noi siamo tanto indegni, ma per la tua bontà Gesù dirà di sì. Sull'anima ci grava il peso dei peccati e dell'ostinazione. La tua intercessione è tutta la speranza di ottener perdono. O umile custode del Verbo incarnato, tu muoviti a pietà, proteggi la famiglia dalle infedeltà col tuo santo aiuto. Ispira ai nostri giovani la vita di purezza che rende cari a Dio. Assisti i moribondi, sostieni il loro spirito al cospetto di Dio.
patrono della Chiesa, abbraccia tutti noi, presentaci a Gesù.